A Giorgio Cremaschi che saluto, bentornato, che è il leader di Potere al No, Popolo. no, Vabbè, no, voi non avete sono un leader, diciamo l'ultimo. così, Esatto, diciamo siamo diversi. è il più rappresentativo, No, no, mettiamola no, il così, più neanche. rappresentativo è Viola, Viola Viola. Carofalo che è venuta spesso da noi. Allora, Esatto. Cremaschi, dal suo punto di vista, che sta succedendo? Quello che si voleva che succedesse. Cioè? Eh beh, se si dice che i migranti non devono venire, che non possono sbarcare, che i libici, che poi non sono uno Stato, come sappiamo, sono un insieme di potentati, di bande militari, di tagliagole varie, eccetera, e i libici hanno il diritto di fermare, beh, ci sono due modi per fermare i migranti. Uno è quello di fermarli come avviene oggi dentro i campi di concentramento in Libia dove muoiono in condizioni disumane, eppure l'altro modo per fermare i migranti è quello di lasciarli affogare in mare. Quindi io trovo che ci sia una gigantesca ipocrisia da parte del governo a dire io non c'entro, eccetera. Cioè è quello che si vuole. Si Però vuole scusi, dare un esempio. Anzi, io penso persino che tra un po' verrà giustificato, si dice sì, sono morte due, ma siccome i migranti hanno visto che nessuno li salva, vedrete che non partiranno, quindi ne abbiamo cioè, salvati questo è il segnale qualcuno. che si vuole mandare. No, Sì, lei ha usato la parola ipocrisia, mi scusi, perché il ministro Salvini ha detto è ipocrita questa no, Europa, ipocrita perché anche noi Salvini. forniamo aiuti alla Guardia Costiera Libica, ai libici, no? Sì, Dotazioni, mezzi, certo. risorse, e poi diciamo Guardi, che le coste non sono nella gara sicure. dell'ipocrisia non so chi possa vincere, perché è vero che il governo precedente con Minniti ha fatto accordi, come si sa, con i briganti, con i tagliagole libici, tant'è vero che di migranti ne arrivano pochissimi, questa è la verità, perché noi abbiamo pagato, lo Stato italiano ha pagato i tagliagole libici perché li fermassero nel deserto o comunque a casa loro, e noi diamo i soldi per questo. Ecco, voglio dire, quella nei confronti dei migranti è una guerra, questa è la verità. Una guerra come altre guerre. Le guerre oggi si fanno, sono guerre umanitarie, se ci pensano, no? I bombardamenti umanitari Senta, per la però le democrazia. posso chiedere Questa è una una cosa? È guerra. una guerra, uso le sue È parole, una guerra prendo. infame, È ma è una una guerra. guerra che però una buona parte degli italiani volevano si dichiarasse, pensando a come è Ma andato il voto guardi, del 4 marzo? se io spiegassi tutti i giorni nelle televisioni, nei giornali, nella politica tutti i giorni, che il problema principale dell'Italia sono, non so, ecco, sono i tifosi dell'Avellino, dico Sì, noi perché. abbiamo il sindaco di Benevento, Ecco, i Mastella, ma tifosi del non Benevento, ecco, mi dell'Avellino, sono sbagliato. I tifosi del Benevento sono il problema principale dell'Italia. Per lo spiegassi per anni e anni e anni, io credo che. Alla fine se la prenderebbero, dice, con... Assolutamente Allora, sì. aspetti, aspetti, Guardi, Cremaschi. i dati economici, cioè noi siamo ormai in un mondo nel quale si usa la parola percepito al posto del reale, lei lo Però sa lo sa che il perché. percepito ha una grande valenza, non lo devo insegnare a lei, Sì, però il percepito come si fa a eh? percepire? Bisogna che qualcuno te lo faccia percepire. Come fanno le persone a percepire un problema? Cioè noi abbiamo, non so, io abito a Brescia, situazioni della Valle Camonica, no? Dove non c'è un migrante, dove la popolazione pensa di essere invasa dai migranti. Come gli arriva questa percezione? Gli Guardi, arriva attraverso, sicuramente voglio dire, un sistema i culturale. social, Se le avessimo. trasmissioni hanno la loro responsabilità, però il percepito nasce anche da cattiva gestione, cattiva No, 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 amministrazione. no, il Anche percepito situazioni di disagio nasce. reali, No, eh? no, non è vero. Adesso non Il diciamo che il percepito percepito nasce è dalla. effimero, ecco. No, il percepito nasce dall'amplificazione. L'amplificazione e dal cambiamento di misura tra il disagio reale. Ad esempio, noi oggi in Italia abbiamo un'emergenza. L'emergenza è i morti sul lavoro. No, Questa è una aspetti. strage. Non è percepita come un'emergenza. Non è percepita, però questa è la vera Lei dice emergenza. questa è la vera emergenza. Adesso torniamo ai Questa è la temi del vera lavoro. emergenza. Aspetti, ci Se si torniamo. usasse, no, no, ma io voglio dire, se si usassero la quantità di risorse, di interessi, eccetera, Nei confronti di dei morti questa sul questione, lavoro, dice noi lei. abbiamo 1500 morti all'anno, probabilmente ne avremmo 750, Sì. salveremmo la metà delle persone, basterebbe concentrare. Quindi io non credo affatto, questa è la mia tesi, che siamo di fronte diciamo, a una condizione onesta, per essere È chiari, stato di chiarissimo, percezione della Cremaschi. realtà, Sì. cioè o si usa sempre il percepito o non lo si usa mai. Adesso si può tagliare No, al è ferro al così, perché ad coltello, esempio però. Salvini, Sì. da una parte non piccola della popolazione italiana, è percepito come un fascista e un razzista.
Quindi, allora poi sentiamo il sindaco Quindi, quindi bisogna capire che o si usa il percepito sempre o non lo si usa mai. Aspetta, la dire, voglio dire che tutto si tiene. Perché? Perché le ultime parole di Tria cancellano tutte le precedenti. Quando ha detto noi dobbiamo continuare con le politiche di stabilità, di rigore, di austerità. Quelle fatte fino adesso e che ci hanno portato fino cioè qui. Dice in continuità che hanno, con che i governi portato, che, ci sono hanno, stati... che hanno portato assolutamente a, appunto ai dissesti dei comuni, per cui i comuni sia che ci siano i migranti, sia che non ci sono i migranti, i soldi per intervenire nelle periferie non ce li hanno e quindi il degrado c'è. Questo comunque. Questo poi ci risponde Ricci, esatto, loro perché c'è periferie. Il patto di stabilità, c'è l'austerità, quindi tutte queste cose qui, o si mette in discussione le politiche di austerità europea o tutto il resto sono chiacchiere. Poi, dopodiché, sui singoli provvedimenti c'è da discutere. Io sarei a favore che il governo cancellasse la Fornero, ma sono contrario e come l'ha spiegata Tria mi fa ancora più essere contrario alla flat tax, che è un gigantesco regalo di soldi ai ricchi, pagato, come dice, con quella che lui chiama una diversa funzionalità. Poi mi dice una cosa, poi mi dice io una chiamo cosa privatizzazione. Poi mi dice, riparto da Cremaschi, Confindustria stamattina, ci sono le audizioni per il decreto dignità alla Camera. Marcella Panucci, che è il direttore generale di Confindustria, ha detto che il decreto dignità ha degli obiettivi condivisibili ma rende più incerto e imprevedibile il quadro delle regole per le imprese, disincentivando gli investimenti e limitando la crescita. Insomma, una mazzata, non è nuova la posizione di Confindustria al provvedimento simbolo di Di Maio. E come lo vede questo decreto dignità? Ma guardi, qui dovrebbe essere contento. Abbiamo parlato lotta alla precarietà. Abbiamo parlato di percepito. Quindi allora qui dobbiamo dire che c'è una grande fake news e una piccola fake news. In sintesi? La grande fake news è che dura da 30 anni e che la flessibilità, la precarietà, la riduzione dei salari fanno crescere l'occupazione e lo sviluppo. Se fosse così, noi oggi avremmo in Italia miliardi di posti di lavoro e 3% di PIL all'anno, noi no, così. Anche il 10 anche perché il 10, noi siamo il paese che è passato da essere il quinto nell'OCSE come salari al 27esimo, quindi siamo il paese tra quegli avanzati che hanno avuto la più drastica riduzione dei salari, quindi tutte le dichiarazioni come prese quelle della Confindustria che dicono ma se ci sono chissà cosa succede, rispedita al mittente, dice lei, esatto. La piccola fake news è che il decreto dignità cambi davvero qualcosa in questa situazione, perché secondo me concretamente, lei ha usato una parola giusta, simbolo, cioè simbolica, parla di lotta alla precarietà, però se uno va a vedere il concreto dei provvedimenti riguarda poche migliaia di persone. Allora, aspetti, questo qui, tutto questo. Lenzi...